Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi piace fare video da qua perché sono comodo qua seduto. Sono comodo, mi muovo meno, sono meno frenetico e durano ancora di più. Allora, dividiamo il video in 2-3 parti. Ieri devo fare 3 video, ne ho fatto uno perché ero troppo incazzato, ragazzi. Ero veramente incazzato. Tanto, ma tanto. Perché, innanzitutto, ragazzi, la partita nostra è finita al 50° minuto del primo tempo. È finita lì la partita nostra. Non avevamo, a parte che quello là è un coglione in panchina, speriamo che vada a fare te e i tuoi preparatori, io mi auguro che veramente, cioè guarda, la maglia te la metto anche all'asta, la metto, ma come cazzo, cioè, ma scusa un attimo, cioè Krunic pur di inserire Krunic. Cioè abbiamo lì Bartezaghi che è forte, Simic che è forte, ragazzi che fanno il loro ruolo, tu mi vai a inventare un Krunic centrale difensivo? Cioè ma tu stai scherzando? Poi c'era Calabria l'altro giorno, che poi Calabria non dovrebbe essere titolare del Milan, perché comunque il titolare dovrebbe essere Piero lì a destra, che avete avuto abbiamo avuto come al solito la fortuna che i fenomeni che ci sono degli amici di Pioli ci rompono. 27 infortuni da quest'anno, 16 per guai muscolari, e per me sarebbero anche qualcosa di più perché alcuni ce li hanno anche nascosti. Cioè, ma ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va? Cioè, perché ma non è che il problema è di oggi, cioè il problema è da tre anni, cazzo. Cioè, uno che non se ne accorge vuol dire che è un cieco. Da 3 anni, sono 3 anni che va avanti questa storia. Cioè, da noi si fanno male anche i secondi portieri senza giocare. Ma come cazzo si fa, scusami? Io spero che quelli della primavera non si allenano con la prima squadra. Portiamo su perché abbiamo una grandissima primavera dopo tanti anni, e questa qua è già una buona cosa. Ma non vi azzardate a far allenare i ragazzi della primavera, come il nostro futuro gioiello, con questi macellai. Aspettiamo che vada via Pioli, che tanto a fine anno andrà via. E dopo, allora possono salire con nuovi preparatori, nuove cose. Ma ne ho pieni i coglioni, cioè la cosa di Calabria, che quando vede Ciao che si tocca dietro la coscia e fa così sulla testa, subito si è accorto che ho detto mica un altro. Cazzo, è un altro che si è rotto, è un altro. Siete dei macellai, siete. Ma che cazzo di preparazione li fate fare? Cioè, un anno, vabbè, ok, giocavamo su grandi ritmi, ok, giustificati magari per un anno, dici vabbè. E fanno fare una preparazione comunque per giocare a 2000 all'ora, siamo tornati ai quarti. Secondo anno, comunque, nonostante ancora che i macellai abbiamo vinto uno scudetto grazie a una papera di Radu, o una partita truccata da Radu, se vogliamo dirlo, miracolosamente abbiamo vinto uno scudetto. Terzo anno, l'anno scorso, una carneficina è stata una carneficina completa, e quest'anno qua è ancora peggio degli altri tre. Cioè, ragazzi, dai, cioè, ci diamo una svegliata per piacere, abbiamo pieni coglioni. Cioè, se noi andiamo a vedere la nostra bacheca negli ultimi 12 anni, l'ultimo l'abbiamo detto nel 2011, abbiamo vinto uno scudetto per caso, anche se è stato il più bello che ho visto in vita mia, perché è stata la soddisfazione più bella che mi sono preso. Coppa Italia, 0. Coppa Campioni lasciamo perdere, neanche ci siamo entrati la maggior parte degli anni. Cioè, ci sono sempre a San Siro più di 70.000 persone.
Cioè, questo qua non è rispetto comunque sia per il tifoso del Milan. Cioè, i nostri ragazzi dovremmo raccontargli noi quello che era il Milan anni fa, perché loro erano troppo piccoli comunque sia per ricordarselo. Alcuni non erano neanche nati. Cioè, nel dopo Pioli, ragazzi, io non voglio. Ho sentito Shevchenko, traghettatore. Ragazzi, piuttosto porto su Abate. Anche se Abate mi dispiace toglierlo dalla primavera. Però piuttosto guarda, promuovo Abate come traghettatore, ma non iniziamo a fare i nomi del cazzo, tipo Thiago Motta, l'altro Faglioli, come cazzo si chiama lui. Non iniziamo a fare questi nomi qua perché non c'entrano un cazzo con la nostra, col Milan. Uno dobbiamo prenderne, uno. Antonio Conte, stop. Uno. Ma sapete perché punto su Conte, anche se mi sta veramente sul cazzo? E mi starà sul cazzo anche quando arriva al Milan, però Conte ti porta a casa i risultati. Cos'è che ci mancano noi adesso? Cos'è che ci mancano? I trofei. Ci mancano i trofei. Eh sì, ragazzi. Il calcio parla. Allora, il calcio si parla in base alle statistiche. Ok? Si parla in base alle statistiche. Cosa cazzo ci manca a noi? Non abbiamo vinto un cazzo negli ultimi anni. Ci manca quello, i trofei. Stop. Ci manca quello e basta. Poi uno che arriva, non è uno che sta zitto Conte, è uno che quando prendi uno come Conte devi mettere la mano al portafoglio. Poi anche è stato fermo quest'anno qua. Secondo me lui sta aspettando o noi o sta aspettando la Juve. Però se Allegri quest'anno, sperando che Allegri vinca lo scudetto, perché tanto non lo vinceremo mai, e almeno ancora Simone Inzaghi rimane lì con le candeline, ok? Cioè, mi auguro. A parte il fatto che a sto punto, ragazzi, vi dico la verità, un pareggio Newcastle, andiamo in Europa League. Guarda, l'unica cosa che mi farebbe piacere. Che passiamo, non mi parlate di soldi, no, ma perché dobbiamo prendere i soldi di qua, di là, bla bla bla, tutte queste cose qua, non me ne frega un cazzo, tanto non sono soldi nostri, e questi qua i soldi se li mettono nel portafoglio, non li spendono, partendo dal presupposto che questi qua i soldi non li spendono, partendo da questo presupposto. Comunque, lasciando stare questo, che cazzo vi stavo dicendo? Allora, l'unica cosa che mi farebbe piacere. Io non lo so, mi sento che noi vinciamo Newcastle e che quelli là perdono contro il Borussia Dortmund. A quelli là gli basta un pareggio. A quelli là gli basta un pareggio per passare. Perché con la differenza reti comunque sia 3-1, 2-1, passano loro. Ma sapete che bello che sarebbe veramente se buttiamo fuori Donnarumma? Ok. Però se andiamo avanti, metti che vai avanti. Tanto non la vinci, non è la squadra per vincere la Champions, non ce l'hai. Potevi avercela se prendevi un grandissimo attaccante, allora lì sì. Ma con un ragazzo bello e simpatico quanto cazzo possa essere, che però ormai, cioè, ha fatto anche un po' il suo corso, i gol li fa ancora, eh? I gol li fa ancora. Non ce l'ho su colui perché ha sbagliato il rigore, perché a parte che il rigore non so perché non ha tirato Teo Hernandez, comunque vabbè, però lui comunque ha sbagliato due rigori dal 2012, c'è da dire anche questo. Non so perché l'ha tirato così a cazzo di cane. Non ne ho idea, veramente l'ha tirato veramente molle, cioè ha chiuso gli occhi, non ha neanche guardato il portiere. Ha chiuso gli occhi e l'ha tirato proprio occhi chiusi. Poi se il portiere va dall'altra parte, cazzo, è stato un grandissimo rigore. Ma il rigore va tirato forte e angolato, non una scamorza. Cioè, il rigore va tirato forte ed angolato. Oppure guardi il portiere fino all'ultimo, guardi il portiere fino all'ultimo e gli piazzi il pallone. Però sono pochi quelli che lo fanno, che guardano proprio il portiere, lo guardano proprio fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo, scusate. Lo guardano e dopo, boom, ti piazzano il tiro. Detto questo, se dovesse andare via comunque Pioli, che andrà via, non mi fate altri nomi. Antonio Conte. Arriva, tira i pugni sul tavolo e dice: voglio questo, questo, questo e questo.
E per me è anche per questo che, è anche per questo che non arriverà, perché questi qua di spendere i soldi non gliene frega un cazzo. Poi tireranno fuori la cosa che non siamo andati lì a fare quel cazzo di cosa di competizione lì che non mi ricordo come si chiama, che abbiamo, quindi abbiamo perso 100 milioni, bla bla bla. Ma questi qua i soldi li guadagnano. 70.000 persone ogni cazzo di partita a San Siro. Questi soldi li guadagnano, ragazzi. Li guadagnano i soldi. Quindi non diciamo stronzate che questi qua non guadagnano i soldi. Non è che lo stadio non è nostro, ma parte dell'incasso comunque sia va va nelle nostre tasche anche comunque, penso, no? Guarda, sono veramente incazzato, ma veramente tanto perché... sono più che altro sono incazzato perché si è rotto un altro. Cioè noi non è possibile, cioè le altre squadre... Non si fa mai male a nessuno, cazzo. Ogni tanto succede qualcosa, gli succede qualcosa ogni tanto. Ogni tanto per dire gli succede qualcosa. Ma ogni tanto, non ogni quarto d'ora, cazzo, sono due cose completamente differenti, santo Dio. Cioè, Dio buono, vai a vedere le statistiche degli infortunati. E poi sta cosa qua che in 12 anni abbiamo vinto un trofeo anche per il rispetto dei nostri giovani. Allora, c'è una differenza tra noi e gli altri, c'è una differenza. Che i tifosi del Milan, che adesso comunque si stanno facendo perculare dagli altri, a parte che abbiamo vinto uno scudetto un anno e mezzo fa, quindi già almeno un attimo lì abbiamo, le ferite sono state un po' alleviate, ok? Però... Se vai a vedere in 12 anni, le scoppole che abbiamo preso sono tante. I derby che abbiamo perso, i derby che ci hanno preso a pallate. Abbiamo vinto quanto? Un derby forse? Due negli ultimi 12 anni? Tre? Tre derby abbiamo vinto negli ultimi 12 anni? Cioè, parliamoci chiaro. E la cosa che mi dà più fastidio, che è proprio una cosa che è fastidiosa, che vengono a prendere il Milan. Non pens cioè pensando che è una gelateria o che è una tabaccheria. Adesso le conto le volte che passi. Che cazzo voglio fare, Dio caro, 5-6 volte in tabaccheria? Mo conto le volte che passi, giuro. Siamo già tre. Comunque, non state prendendo una gelateria, non state prendendo una tabaccheria. Non me ne frega un cazzo se non vi entrano i soldi di questo, di quell'altro, Prendavate una squadrettina, se no, cioè non so se avete visto la nostra tradizione, ma è molto elevata, cari miei, è molto elevata. Indi per cui, se dovete prendere una grande società come il Milan, dovete anche sapere che dovete avere i soldi in tasca per farlo. Ok? È come quando prendi una mignotta, ok? E sai che ti costa, e sai che comunque sia, sai che deve avere il macchinone, che deve avere il soldone, la carta di credito pronta per fare lo shopping e tutto quanto è, cose che odio io, queste qua. Però è la stessa cosa, sapete perché? Perché c'è un pubblico che è esigente, c'è un pubblico che è sempre presente allo stadio. Io allo stadio neanche ci vado, adesso sono di Verona, ma adesso quando tornerò a Milano, prima o poi tornerò a Milano. Farò l'abbonamento naturalmente, sarò sempre lì con voi. Adesso non posso perché sono in situazioni che non posso venire, perché anche non è quando Milan gioca, io comunque sono al bar che sto lavorando, non è che sono in giro a guardare la partita negli altri bar o a divertirmi. O me la guardo sul telefono, no, sono qua al bar, perché devo comunque dare da mangiare comunque alla mia famiglia. Detto questo, ragazzi... Sono nero, veramente sono veramente, veramente, veramente deluso e incazzato. Un trofeo in 12 anni. Un trofeo in 12 anni. Non scherziamo. Cioè, neanche la Coppa Italia. Cioè, almeno vince la Coppa Italia. Ah, cioè, no, abbiamo vinto, scusami, una Supercoppa italiana, vero? Scusatemi. Supercoppa italiana, dai. Iscrizione al canale, ragazzi. Vino. Vino. Vino, Valpolicella, il Valpolicella classico. Vendiamo tutto. Mi scrivete su Instagram, c'è il numero del Luci in descrizione, che io non ho neanche messo perché ero troppo incazzato. Mi cercate su Instagram, ok? Che parlate direttamente con me.
Ok, spedizione, pagamento, la consegna e via. Magliette di Che Calcio, primo messaggio, insomma, pensavo, scusatemi che guarda, è un video che pare che c'è un tempo di merda oggi, è un video triste, ma perché mi sento triste. Mi sento veramente triste perché sai, cazzo, vincevi l'altra sera comunque in casa davanti a 70.000 persone, scavalcavi il Borussia, minchia, eri lì praticamente, quegli altri hanno pure pareggiato, cazzo, addirittura potevi passare come primo. Minchia, ti rimane, cioè, veramente... Ma poi dove cazzo vai a prendere tutti questi contropiedi? Cioè, ma io dico una cosa, Pioli. Mi dico, scusa un attimo. Ti si fa male, ciao. È l'ultimo difensore. A parte che non devo entrare con nessuno, devo entrare Battezzaghi. Ti si fa male, ciao. Cioè, ma dire, ragazzi, stiamo tranquilli, compatti. Non che andiamo, 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 che quell'altro va a fare alla destra. Già fa cagare, perché Calabria comunque sia per una competizione può andare bene per il campionato italiano, ma per una competizione già stava facendo veramente disastri, ma anche lì sul rigore, ma dove cazzo vai Davide? Ma cosa cazzo li entri? Ma cosa li entri? Lo sai benissimo che appena lo sfiori questo qua si butta lì dal rigore, ci cioè, abbiamo dato un rigore che abbiamo sbagliato fra l'altro. Dove cazzo vai? Ma dove cazzo vai? Cioè veramente, ma dove cazzo vai? L'altro giorno si è messo a far l'ala, ce l'abbiamo già uno che l'altro giorno era in forma. Ma cazzo di, ma stiamo dietro, stiamo corti e ripartiamo. Ce l'ho qua, io ragazzi, ce l'ho qua, la sconfitta col Borussia ce l'ho qua proprio. E la Borussia è la mia seconda barra terza squadra, perché poi c'è il Manchester United e c'è, quando tutti fanno da quando ero bambino, e il Borussia, mi stavo prendendo pure il cappellino del Borussia. Cioè, è una squadra che a me piace tanto, mi piace la tifoseria e tutto quanto. Ma dove cazzo vai, Dio caro, che continui a salire? Ma stai corto, prendi e riparti. Va bene che il 30% della nostra squadra è Leao, punto, perché se non c'è Leao noi davanti praticamente siamo innocui. Adesso speriamo che quell'altro si è svegliato, si è sbloccato da quella che ha fatto anche un gran cazzo di gol, Ciucu. Vabbè, comunque. Ci sentiamo dopo, dai. Ciao, vi voglio bene.